Buongiorno da Milano. è molto raro essere tornato in presenza. Grazie a great è stato this invitation. avere questa invitazione. Mi piacerebbe anche uh, ringraziare Sara uh, uh, Fortunati per uh, l'invito e anche l'organizzazione delle OGR, devo dire che mi hanno molto colpito perché ho un po' stressato il sistema con una serie di varianti all'ultimo minuto. Eh, Volevo dire brevissimamente chi siamo, diciamo, siamo una società che si occupa di pianificazione dei trasporti, quindi non veniamo direttamente dal mondo della, della tecnologia come eh, vedevamo prima. E ci occupiamo diciamo, verticalmente di, di mobilità, ma di fatto in un ambito più legato alla pianificazione. Quindi guardiamo il mondo che ci, che ci sta intorno uh, con un altro angolo, in cui ovviamente la tecnologia è una componente ma non l'elemento centrale. Qui una serie di lavori che abbiamo fatto recentemente, questo è uno studio con Big, uh, di Berkinges Group, che è un, è un gruppo uh, internazionale danese uh, di origine. Questo lavoro fatto per Uh, il rilancio di una plant di Toyota a Tokyo, stiamo lavorando al nuovo uh, headquarters di Yandex a Mosca, dove anche qui abbiamo fatto la parte di mobilità: gli accessi, la circolazione, i parcheggi, il sistema di trasporto pubblico, tutta la parte quindi che non riferisce all'edificio, ma a tutto ciò che si muove, siamo stati i coautori con OMA per la parte di mobilità del nuovo campus a Mello Park uh, di Facebook e eh, tra le altre cose eravamo i consulenti per la mobilità pedonale e eh, veicolare di connessione al parco costruito a Mosca recentemente da Dillesco Fidio Zaladie Park, un parco bellissimo, un abbiamo lavorato con Carlo e lavoriamo tantissimo con Carlo questo è un lavoro che abbiamo fatto assieme recentemente eh, a Lugano e eh, qua è un altro parco a cui ci siamo dedicati come eh, volontà di riconnessione del parco stesso con la comunità Detroit, proprio vicino alla Ford, dove c'erano alcune immagini prima. Però questo lo dico come introduzione: questa è una revisione di un, sistema, di un sistema stradale a Mosca a cui tengo molto perché diciamo in qualche modo abbiamo ridistribuito lo spazio all'automobile e abbiamo lavorato anche parecchi anni con Audi sulla riflessione tra l'incrocio tra le tecnologie e l'automobile. Ora però vi volevo far vedere un altro tipo di riflessione che non è direttamente legata ad una parte. Eh, mh, progettuale consulenziale, ma un lavoro di ricerca iniziato in realtà con Cipelago in Italia, guidato da Mario Cucinella alla Biennale Italiana, all'edizione precedente, su cui abbiamo ragionato sulle aree interne, cioè le aree a bassa densità. È stato un ragionamento, dal punto di vista della mobilità, molto interessante, perché, perché di fatto le aree interne sono le aree che a mio modo di vedere eh, hanno la maggiore necessità di un pensiero sulla mobilità, visto che credo che. Uh, al di là, ovviamente, di ogni riflessione sulla natura e l'evoluzione delle tecnologie, l'automobile verrà progressivamente rimossa dall dalla, dalle città. È un processo già in corso e, di fatto, in una forma di accelerazione perlomeno l'automobile come la conosciamo noi. Ben diverso è il discorso invece quando ci allarghiamo e andiamo fuori uh, nelle zone a bassa densità. E per certi aspetti lo stesso pensiero abbiamo replicato poi su un video proprio di Carlo Ratti, di cui era curatore uh, la, la Scienza Biennale, dove abbiamo ragionato, uh, e si chiamava The Eyes of the City, con la relazione tra la tecnologia e la città, uh, abbiamo ragionato sul futuro, uh, sul futuro del. Uh, della mobilità per le aree a bassa densità. E qual è la sfida? No? Ci tengo a dirlo perché abbiamo visto tecnologie, ragionamenti, eccetera. Ma qual è la sfida? Adesso vediamo se riesco a farlo partire. Ecco, questo ci fa un po' vedere il mondo occidentale, l'andamento dell'utilizzo dell'automobile, no? che si è più o meno mantenuto stabile, no? la vendita di automobili nel mondo occidentale è un mercato di sostituzione, è un po' diverso se immaginiamo e guardiamo invece quello che sta succedendo in Cina e uno potrà dire, uh, chi se ne frega, beh non tanto perché sappiamo che, diciamo, non so se si può vedere... La, la, popolazione, la popolazione cinese e in generale la popolazione, la popolazione in Asia è di numeri molto importanti. Se vediamo la fettina no, di torta che rappresenta la car ownership, cioè quante auto ci sono per mille abitanti, e la pianifichiamo per esempio per l'Europa, non ci vuole molto pensare no, a capire che siamo all'interno di un processo evolutivo. Preoccupante perché di tutto possiamo dire tranne che siamo certi di cosa succederà nel futuro. Il futuro è profondamente incerto, non sapevamo neanche se eravamo qua due settimane fa a parlare o se eravamo ancora chiusi in casa e non sappiamo neanche se fra due mesi saremo di nuovo chiusi in casa. L'unica cosa certa però, è però che dobbiamo decarbonizzare: penso che sia l'unica variabile che si può dire. Possiamo decarbonizzare attraverso un'esplosione planetaria delle automobili? Non credo proprio. Possono andare elettriche, possono essere Share, possono essere le più fighe del pianeta. Ma di fatto se andiamo incontro a uno scenario come quello della World Bank a 2050 ci saranno 200, ci saranno 2 miliardi di veicoli uh, sul pianeta. No? Si parla sempre di esplosione demografica. Degli abitanti, attenzione: c'è una esplosione demografica silenziosa che è quella veicolare e per certi aspetti, nonostante stiamo per saltare per aria dal punto di vista delle densità della CO2 e dei rischi associati, dobbiamo renderci conto che probabilmente il pianeta non ha ancora rivisto arrivare la vera onda della motorizzazione. Quindi di fatto, Stiamo parlando di qualcosa che è a dir poco inquietante e quindi necessariamente dobbiamo immaginare dei processi trasformativi, dei processi trasformativi che devono anche però ovviamente eh, relazionarsi con il fatto che l'automobile è la vera superstar del capitalismo e credo che sia ingenuo e sciocco pensare che possa essere semplicemente profondamente ridimensionata. Possiamo però fare o dare a seguito a una serie di azioni per contenerne l'esplosione o lo sviluppo. Qua vediamo un po' quello che vi dicevo prima, no? che la partita un po' si gioca qua, no? si gioca in queste aree qua. Paradossalmente, adesso non è l'oggetto della discussione di oggi, però sono certo che tra... Poi ovviamente di certo non c'è nulla, però sono molto propenso a pensare che all'interno delle nostre città, nei prossimi 10-15 anni, vedranno una radicale riduzione della presenza dell'automobile e lo stiamo già vedendo, generando anche consenso politico a Parigi. Ben diverso quello che succede fuori, nelle aree perurbane e metropolitane. Noi cosa di fatto proponiamo? Proponiamo di immaginare: proponevamo nella mostra, e cosa proponiamo di immaginare? È un processo trasformativo in cui in qualche modo. Eh, Progressivamente proviamo a uh, immaginare un futuro che vede nel trasporto pubblico o in un trasporto pubblico di nuova concezione una nuova opportunità per cercare di andare a erodere quota modale sull'auto e a nostro modo di vedere questo passa necessariamente dalla proposizione di un nuovo sistema di mobilità che insiste sulla rete stradale, poi lo vedremo un po' meglio, ma la rete stradale è la grande opera infrastrutturale del Paese e in generale del mondo occidentale e non sulla, sulla ferrovia. La ferrovia, perché lo ribadisco sempre, ha una quota parte modale eh, bassissima. Vi invito a leggere l'ultimo treno di Marco Ponti. Ma di fatto, in Italia, ma anche nel resto d'Europa, ha una quota parte modale bassissima, e di fatto, quando si costruiscono nuove infrastrutture come la ferrovia, certo ci si muove in elettrico, però d'altro canto non si tiene mai conto dell'impatto della CO2 sviluppata per costruire queste straordinarie infrastrutture che sono fatte di ferro, che sono fatte di grandi sistemi di sbancamento e di geometrie. È necessario, quindi, immaginarci, a nostro modo di vedere, uno spostamento. Secondo, qua, secondo la quale attraverso nuovi sistemi digitali di connessione di driverless o di guida assistita a prima parte, lo spostamento dell'energia on board, quindi la non necessità di trasportare energia attraverso potenti infrastrutture e la possibilità di ragionare su sistemi eh, di, 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 di platooning, quindi di raggruppamenti e separazioni, un nuovo sistema di, di, di mobilità che garantisca di andare ad esempio a fare quel tipo di attività che l'automobile è così brava a fare il recapito door to door e quindi ci siamo immaginati una riflessione che necessariamente partiva dall'idea di andare a ragionare su un sistema uh, isotropo sulla quale mettere dei nuovi uh, veicoli che si comportano a volte come il trasporto pubblico, si, si raggruppano, si, si mettono assieme, diventano sistemi di trasporto pubblico di massa sulle grandi densità e poi invece si disperdono fuori nelle ore di morbida. A andare a fare quel lavoro che è così difficile fare per il trasporto pubblico. E l'altra cosa a cui tengo moltissimo a dire è che dobbiamo smettere di parlare in termini di velocità: non è la velocità, non è l'alta velocità velocità che cambierà, non è arrivare qui ai 300 all'ora da Milano che cambia la qualità della nostra vita e soprattutto che arriva a 300 all'ora da Milano è una fettina di popolazione molto abbiente, gli altri sono o a piedi o in macchina, ahimè in Italia non sono sulle Ford Bronco perché non ce le possiamo permettere e forse non sarebbe neanche una buona idea, ma d'altro canto eh, sono anche sulle auto di seconda e terza mano. Poi magari ve lo faccio vedere rapidamente. Quindi a mio modo di vedere è importante immaginarci un processo di spostamento di sistema di trasporto pubblico attraverso queste nuove tecnologie. Può essere fatto, vi farò vedere un esempio su cui stiamo lavorando in una forma incrementale, andando verso la direzione di un sistema isotropo diffuso, in cui questi sistemi uh, last mile, ma io parlo anche di veicoli uh, di mobilità assistita, quindi di veicoli di piccola dimensione, di biciclette, di sistemi... Uh, uh, elettrici come la pedalata assistita, che garantiscano due tipi di ragionamento. Il primo, il fideraggio sui sistemi di trasporto di pubblico di forza, le ferrovie o gli autobus che ci sono, no? le ferrovie, e che quindi è giusto mantenere perché la CO2 investita per mandare in giro i treni è già stata di fatto emessa. E poi, invece, l'altra, per garantirci uno spostamento diffuso in un ambito territoriale che necessariamente è a domanda debole e resterà a domanda debole. E tra l'altro, noi nel nord Italia siamo nell'esempio più classico immaginare di pensare di rimuovere l'uso dell'automobile attraverso il trasporto pubblico nel nord Milano per esempio è a dir poco uh, velleitario quindi noi abbiamo fatto un piccolo ragionamento adesso magari lo faccio rapido perché il tempo non è tantissimo però abbiamo fatto un piccolo ragionamento mettendo confronto i nostri sistemi diciamo a guida, a guida autonoma o in una parte iniziale a guida manuale eh, in ambiti territoriali diversi Beh, adesso ho un po' piano il video, facciamolo scorrere, però ve lo faccio vedere praticamente abbiamo un po' confrontato cosa succede dal punto di vista dell'accessibilità. No, qui ci sono i milioni di persone raggiunte. Nel momento in cui possiamo immaginare di utilizzare questi sistemi, che sono sistemi di trasporto pubblico, che quindi si basano sulla rete stradale, non sono più chiamati dalla frequenza del sistema di pubblico di forza, e vediamo che non attraverso la velocità, ma attraverso una connettività diffusa possiamo accedere ad un territorio molto più ampio, un numero di popolazioni molto più ampio che potenzialmente potrebbe spostarsi quindi su un sistema di trasporto pubblico o perlomeno condiviso. Chiudo questo primo pezzo di ragionamento per parlare della user experience, perché io credo profondamente che dobbiamo anche cambiare il ruolo con cui ci confrontiamo con ciò che ci sta intorno. L'automobile per sua natura è un sistema chiuso, isolato, una specie di bolla che è anche quello che ci piace, di bolla ecologica che ci portiamo indietro, una specie di microclima privatizzato. Credo che sia importante anche per recuperare sistemi di connettività profonda, senza diciamo, magari scomodare Art Murrosa. Però noi dobbiamo necessariamente ricollegarci con cosa ci sta intorno per avere connessione a quelle parti mnemoniche profonde che ci danno la relazione col paesaggio, che di fatto l'automobile ci ha progressivamente rimosso e che dobbiamo necessariamente recuperare. Per andare ad avere un ruolo, una relazione con la mobilità molto più rotonda. In questo caso, ad esempio, lo spazio del trasporto pubblico che diventa quasi una parte di un. E diventa spazio pubblico, no? una sorta di spazio pubblico completamente relazionato con la città. L'abbiamo in qualche modo smaterializzato. Adesso non ci occupiamo di uh, veicoli, non abbiamo mai disegnato, li disegneremo mai. Ma un po' facevamo un po disegnato con una specie di tappeto volante. Non immaginando che di fatto no? l'idea del tappeto volante di uno che vola su una superficie ed è completamente aperto rispetto alla, alla situazione. Uh, e magari. Con l'idea che poi, proprio quello stesso veicolo che si muove nello spazio, no? questo è l'esempio: attraverso il digitale acquisisce una capacità di percezione del territorio molto più ampio. Quindi, il digitale per certi aspetti, come un sistema, una, una membrana che si allarga e mi consente di ampliare la mia parte percettiva, e per certi aspetti, quindi, mi consente ancora una maggiore connessione al territorio, ancora una maggiore relazione. Col territorio, col territorio stesso e questa immagine un po' la <coughs> volevo far vedere nel senso che credo che adesso senza andare a James Lovelock e Guy eccetera però in qualche modo noi dobbiamo rientrare in questo mondo di relazione con ciò che ci sta intorno, no? recuperare quella dimensione di uh, non separazione con quello che ci si uh, relaziona intorno. In questo senso secondo me un, un progetto sciagurato come l'hyperloop è lontanissimo dalla direzione in cui possiamo andare. Un sistema chiuso ad altissima velocità, sigillato, senza finestre, uh, che di fatto ci, si relaziona, ci consente di relazionarci con l'esterno solo attraverso degli schermi uh, 8K. Poi, uh, vabbè. Quindi l'idea è che necessariamente dobbiamo pensare a questa riflessione, ma l'altra cosa a cui tengo tantissimo è che non c'è tecnologia senza passaggi socioculturali. Anche se girassimo con una, con una, con una levetta e dicessimo adesso facciamo la tecnologia così, non siamo certi fra 30 anni quella tecnologia cosa farà. Quando le prime auto hanno cominciato a girare, come si possono vedere in certi, leggere in certi testi anche del, de, de, delle, 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 delle riviste, della, ma qui c'era ovviamente comunità, Olivetti, ma anche quelle di Eni, il gatto nero che magari era un po'. Però, si legge l'esperienza, la gioia, la libertà prodotta dall'automobile. L'automobile nasce come un elemento di libertà straordinario e progressivamente nel tempo che nella sua dimensione sciagurata che prende un taglio completamente diverso. Quindi non è la tecnologia per sé, ma anche gli aspetti socioculturali, e ciò che avverrà in un futuro da parte degli utenti un elemento fondamentale per andare a prendere o a perlomeno immaginare di avviare un percorso trasformativo che necessariamente deve, a mio modo di vedere, ridurre i processi di carbonizzazione. Adesso gli ultimi 5 minuti. Giusto per, dire, per fare un passaggio in Italia e dire: Beh, in Italia no, eh, in Italia siamo nell'area del sharing, ci divertiamo, stiamo andando via dall'automobile, il sistema funziona alla grande, anzi, guarda, a Milano c'è un'ecologia di sistemi straordinari, stiamo andando nella direzione giusta. La Cina, la Cina esplode, ma noi. Noi non no, siamo diversi. E no, se guardiamo i dati dell'ISFOR degli ultimi 2000-2015, l'uso dell'automobile, e ahimè, il parco automobilistico italiano è un parco vecchio, eh, di fatto di seconda e terza mano, sta paradossalmente aumentando e sta paradossalmente erodendo la quota di ripartizione modale. Cioè noi stiamo andando nella direzione opposta. A quella che è Ursula von der Leyen, ma in generale eh, l'accordo di Parigi siamo, eh, eh, ci ha dato, cioè il, fatto, il mandato di andare a ridurre in teoria il 55% 2030. Voglio proprio vedere come faremo noi come sistema paese per poterlo fare. E perché dico questo? Dico questo perché. Di fatto immaginare eh, che si possa allontanare il paese dal sistema spostamento automobilistico rapidamente è a mio modo di vedere velleitario e forse i danari del PNR che verranno investiti in ferrovie, forse dovrebbero essere investiti in un processo di radicale sostituzione, quindi magari facendo contenti anche gli amici di Volvo e Ford, un radicale processo di sostituzione del parco automobilistico attraverso mobilità elettrica, evidentemente accompagnato anche da un carattere di produzione uh, dell'energia stessa. Io ho messo questa foto che abbiamo usato per Biennale con lavoro con Mario Cucinella per dire che questa è la straordinaria infrastruttura sviluppata negli ultimi 60 anni dal paese, certo abbiamo iniziato molto tempo prima con le strade romane, però negli ultimi 60-70 anni abbiamo costruito una quantità di strade mostruose, è evidente che c'è una interdipendenza, non è che arriva uno e dice no aspetta riduciamo l'automobile, se io ho costruito un'infrastruttura straordinaria in a veicoli che si formano si spostano in modo indipendente immaginare di cambiare quella quota modale immaginando che non ci siano interdipendenze è a, diri, a dir poco velleitario quindi in realtà un gruppo di eh, Comuni ci ha recentemente chiamato per ragionare su uno spostamento di funzionamento del sistema del trasporto, del trasporto eh, pubblico. Una cosa incredibile perché eravamo in Cina, le cose qua. e poi ci chiama il Sindaco di Pontedera con il Sindaco di Peccio e diceva no, abbiamo capito che il trasporto pubblico da noi non funziona, non lo prende nessuno, sono tutti in macchina, vogliamo un radicale ripensamento. E abbiamo iniziato questo dialogo che speriamo di poter continuare. Per certi aspetti mettendo un po' le idee sviluppate biennale in Cina sul territorio italiano. No? Questo che vediamo praticamente in realtà è la rete non si vede tanto bene, ma la rete di trasporto pubblico a bassa frequenza, a bassa densità, che ovviamente ha una ripartizione modale grottesca e di fatto occupa, è utilizzato esclusivamente dagli studenti. E, uh, uh, ha ah, un crollo fuori dalle ore di punta scolastiche. Scusate, questo qua lo vedete nel dettaglio. L'idea che abbiamo è di passare da un concetto, e anche questo lo voglio dire perché. Non è un service, non è una tecnologia, no? Ha un progetto di community. Non ce lo siamo inventato noi. No? però il progetto, la tecnologia, il set valoriale che gira intorno a delle scelte come complesse, articolate, tecnico-economiche, sociali, con la mobilità, non può essere rivolto, risolto esclusivamente tecnologicamente. E quindi, qui abbiamo fatto una piccola riflessione. Vado molto velocemente perché di fatto di andare a sostituire tutta la rete. La rete a bassa, a bassa frequenza e di immaginarci un sistema ad alta frequenza centrale in fondo alla valle servito da un sistema di feeder che uh, arrivano, no, quindi immaginandoci di passare da un sistema Automobilistico che vorremmo, un sistema autobus che vorremmo far diventare elettrico da subito per poi andare verso un sistema di mini elettrico, poi ad immaginarci di cambiare i feeder da quelli che sono adesso degli autobus 12 metri immediatamente today con autobus di piccola dimensione elettrica per poi immaginarci un processo che porti verso il driverless e per certi aspetti abbiamo prodotto, proposto al gruppo di comuni perché non prendiamo una linea e proviamo a trasformare questa linea in driverless, in modo in qualche modo da iniziare ci sono un sacco di eh, società che se ne occupano, in questo momento di cominciare a immaginare di mettere sul tavolo un sistema di trasporto pubblico che ragiona nell'ora di punta su delle direttrici fisse, in questo caso eh, il punto ferroviario di Pontedera, e fuori dall'ora di punta in una forma molto dinamica che si riorganizza liberamente. Ma ancora una volta con in mente l'idea di una relazione con il paesaggio, con ciò che ci circonda e ci sta fuori. In questo senso anche la micromobilità, no? la, la ciclabilità, di farlo uscire dall'ambito stretto del del, del, del ricreativo e raccontare un sistema di trasporto che porta con sé tutta una serie di opportunità. C'è la bicicletta per lo spostamento a casa lavoro, c'è la bicicletta per lo spostamento con la famiglia ricreativa, magari c'è anche la parte ricreativa, turistica, ma di, per dire che il sistema, eh, il sistema di micromobilità apre una serie di scenari molto interessanti di relazione con il paesaggio. Queste immagini un po' diciamo, evocative e semplici sono secondo me fondamentali. Noi dobbiamo necessariamente ripensare le infrastrutture che in questo momento dissuadono l'utilizzo di altri sistemi di trasporto, non lo incentivano. e quindi in qualche modo dobbiamo immaginarci di cambiare anche la rete eh, stradale. Quella sì secondo me è un'operazione da fare perché l'interdipendenza con l'automobile nelle città diffuse è anche dovuta al fatto che su quelle strade non ci si può andare se non in automobile. E quindi dobbiamo immaginare un cambio e generare interdipendenza. In questo caso magari immaginando sistemi di hub, di micromobilità che si ricordano intorno a spazi pubblici, e quindi immaginare che questa interdipendenza stradale diventi anche veicolare un veicolare un'interdipendenza con uh, lo spazio, con la micromobilità. Rapidissimamente, evidentemente, non si può fare questo senza community engagement. No, tutto questo che stiamo dicendo non può che non passare attraverso una riflessione e un community empowerment, una discussione, un'apertura di dialogo che porta a un processo di valutazione, trasformazione e implementazione che necessariamente deve trovare coinvolti gli utenti finali, se vogliamo immaginare una trasformazione, no? un percorso articolato e complesso, che poi può agganciarsi con servizi sul territorio, con altre componenti che diventano e allargano il concetto di mobilità a un concetto di comunità, no? fatta di, di pass, di, 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 di vantaggi, di senso di appartenenza, di branding di messa a sistema di un territorio scollegato e ovviamente immaginare anche, ed è uno dei temi che stiamo affrontando, un processo di governance perché un nuovo soggetto che gestisce questa complessa, articolata elemento della mobilità non può che essere un soggetto nuovo, per dire anche un soggetto che si occupa di trasporto pubblico adesso ha delle difficoltà a gestire eh, sistemi di retail o sistemi non direttamente legati al servizio che viene offerto dal trasporto pubblico. Insomma, con questo ho concluso, sono stato leggermente lungo, però andiamo di vedere. Mi piace l'idea del fatto che noi non sappiamo neanche chi ci sarà a servire, a chi servirà questa mobilità. Immaginarci grandi infrastrutture o immaginarci chi saranno gli users in questo momento vuol dire immaginarci una realtà che non possiamo immaginare. Se è una cosa certa che non possiamo immaginare. Il futuro. E quindi quello che in qualche modo la mobilità deve fare è aggiustarsi, adattarsi con forme semplici e reversibili e diventare una mobilità profondamente inclusiva per tutti i possibili user del futuro. Grazie.